Sì, in questa giornata mi sento più che mai sindaco, accanto ai miei colleghi sindaci, perché la Regione Toscana, di cui ho l'onore anche e la responsabilità di essere coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è la regione con il più alto numero di comuni aderenti, siamo 65, stiamo per crescere. La Val di Chiana è la vallata ampiamente più rappresentativa delle città dell'Olio. Accanto alla Val di Chiana c'è anche la parte che riguarda Castiglione Fibocchi e Pergine Aterina con Marco Ermini e il sindaco Tassini, ma la cosa piacevole è appunto questa importante caratterizzazione di un intero territorio che è quello della Val di Chiana, che vede tra quella aretina e quella senese un alto numero di comuni aderenti. E oggi siamo contenti perché viene annunciato l'ingresso del nuovo comune Civitella in Val di Chiana, quindi a livello provinciale passiamo da 7 comuni che hanno aderito a 8, è un percorso importante per fare rete e promuovere, lo scopo principale è quello, promuovere la cultura dell'olivo e dell'olio d'oliva extravergine di qualità, sia a livello enogastronomico ma anche a livello turistico. L'olio è buono in tutto il nostro territorio, è importante valorizzarlo, noi lo abbiamo fatto nel tempo, ma vogliamo crescere e per crescere lo possiamo fare lavorando in squadra. Quindi c'è un'associazione importante che sta lavorando con la città dell'olio e il Comune Civitella ne vuole far parte in maniera attiva per andare a promuovere il nostro prodotto e la bellezza dei nostri territori. Ma devo dire che oggi è una bellissima giornata, promuoviamo un'eccellenza del nostro territorio come l'olio grazie all'associazione Città dell'Olio, perché davvero porta avanti delle tematiche importanti come sindaci, come territorio, come rete dei sindaci. All'interno di questa associazione tra noi anche creare quella cultura vicina al consumo dell'olio buono, del nostro olio extravergine di oliva. Ecco che allora il 16 e il 17 novembre faremo un evento tutti quanti insieme per promuovere proprio questa cultura, per fare in modo che anche nelle nostre tavole quotidiane, ma soprattutto nei nostri ristoranti, quando arriviamo nei ristoranti della nostra terra, ci sia veramente l'olio extravergine di oliva, l'olio toscano, il nostro oro verde.